provvedimento complesso perché articolato su più funzioni, riguarda chiaramente in primis tutti i cittadini, che abbiamo bloccato fino al 31 luglio tutte le imposte, tutte le tasse che sono di competenza regionale, così come abbiamo bloccato tutti quelli che sono gli adempimenti che riguardano la presentazione di domande, la presentazione dei rinnovi, la presentazione della risposta ai bandi. Poi ci sono degli interventi diretti che vanno sì alle famiglie, a quelle che hanno problemi, sì alle società partecipate della stessa regione, come i consorzi di bonifica, come l'ATER, come l'ARAP, e poi ci sono interventi diretti per il sistema economico che sono importanti, anche se sono un primo passaggio. Noi contiamo soprattutto nel mese di aprile di fare interventi più massicci. Per il momento abbiamo fatto un'operazione di 10 milioni di euro che è diretta alle piccole, anzi alle micro e piccole aziende, ai titolari di partita IVA, con 10 milioni di euro come prestito per la perdita del volume d'affari. Più c'è la possibilità di accedere a piccoli finanziamenti, dove abbiamo previsto una copertura da parte della Regione fino a 2 milioni di euro, che ne sviluppa però 25. Così come ci sono interventi che riguardano la grande industria, abbiamo coperto il cofinanziamento che di competenza della Regione Abruzzo, che permette la possibilità di interventi sulla grande industria per oltre 600 milioni di euro. Credo che insomma sia stato un primo passaggio importante. Siamo in attesa del famoso decreto di aprile con cui ci collegheremo, e quindi saranno altri fondi regionali che possiamo mettere a disposizione. Lei ha anche la delega del turismo a livello turistico nella nostra regione. Ovviamente è un periodo molto molto difficile, e passerà anche la Pasqua. Si guarda a questo punto alla stagione estiva con preoccupazione però. Sì, il settore turismo, che non è solo quello alberghiero ma è un insieme di attività, è quello più danneggiato, è quello che è stato colpito al 100% e da subito. È un problema che riguarda l'Abruzzo e riguarda l'intera nazione, e quindi sto lavorando a livello nazionale con il governo e a livello locale per cercare di trovare diciamo, i primi interventi di sostegno alle attività, e soprattutto poi cercare, una volta che passa questo periodo, di trovare soluzioni per riportare in Abruzzo il turismo che eravamo riusciti comunque a rimuovere. Saranno momenti difficili, però dobbiamo credere e sperare nel futuro.